Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare il plugin di Lazza con Fumes di Enginer. Innanzitutto, oggi è già 26, quindi buone feste, buon Natale. Spero che stiate tutti bene, le stiate passando con la vostra famiglia, ubriacarvi, mangiare, a combinare il casino. Se mi volete fare un regalo per questo Natale, iscrivetevi al canale qualora non lo foste. Se lo siete già, attivate la campanellina, lasciate un mi piace e trovate tutti i miei social in descrizione. Dopo circa un paio di mesetti dall'apparizione di Rondo al plugin, anche primo italiano che ha partecipato a questo format, che ricordo è un format inglese, ecco anche quella di Lazza, e devo dire che, visto come è andata la prima, non c'era alcun tipo di bisogno o necessità, e non lo voglio dire da hater o persona che vuole alzare odio, ma la prestazione di Rondo è stata una delle peggiori che abbia mai sentito, ve lo giuro. A sto giro invece troviamo Lazza, che è un altro rapper per cui non stravedo, anzi, se devo essere sincero, se devo scegliere tra Lazza e Rondo, 100.000 volte meglio Rondo. Però mi son detto, abbiamo reactato la prima, reactiamo anche la seconda e vediamo un po' come si è destrato. Non so se è un termine. Sì, era destreggiato, no, destrato non è nemmeno una parola. Vabbè, tralasciando questo, io procederei con l'ascolto di questo freestyle e vediamo cosa ne è uscito fuori. Ok, Zara. Sgomolambo diablo manco li cago. Meno male Fumes che non può capire un cazzo. Faccio 30 di collana a terra, fra. Se vuoi farmi la guerra vai faccia a terra, sì, come i breaker. Vabbè, è Lazza. Vengo per licenziarvi. Scendo dal mezzo, senti la 2R così non mi sbaglio. Vabbè, poteva andare bene Real Talk comunque. MBK col kit malossi. Siamo giganti sul beat colossi. Le facevo da 3 gigolocchi. Culo gonfio sì come Cardi, lo capisco da come balli, che sei roia sì come il Dan. Vabbè, la prima parte è un Lazza type beat, type song. Non posso non fottere il mio flow. Vado a stringere la mano al diavolo. Siamo gli stessi anche col cash. Da quando avevo le silver. Scusa l'attesa, fra come Lil Wayne. Occhio quando parli male dei miei. Oh my god, scusa la spocchia. All night long, le vuoi del soccer. Millions dentro la tuta. Dentro la tuta. È Lazza. È Lazza nel senso che non so cosa mi potessi aspettare, però cioè proprio è lo stile di Lazza 100%, e questa è una cosa sia positiva che negativa. Positiva perché se siete suoi fan, cioè vi è piaciuto, io ci metto la mano sul fuoco. Per me che non lo sono, per me è stato martellarmi i coglioni, ma in che senso? Vi spiego subito. È come se questo fosse stato un episodio di Real Talk e non di plugin. Lui ha fatto freestyle così come lo fa un po' sempre. Infatti, specialmente la prima parte, proprio sembra una sua canzone, proprio per il beat, per il flow che usa, per le punchline che fa. Se vi piace quel tipo di stile, ripeto, sono convinto che questa roba vi piacerà. Nella seconda, secondo me, cerca di avvicinarsi un po' di più, magari invece, allo stile plugin, allo stile UK drill, anche con questo autotune che, per quanto mi riguarda, è inascoltabile. Però ecco, ricorda molto, per esempio, un po' ogni tanto l'autotune che usa Rondo. Ora, sicuramente dal punto di vista tecnico è stato molto più abile, se l'è cavata molto meglio di magari un Rondo che a malapena chiudeva le rime. Lui ha fatto anche qualche incastro così, e per carità ci sta, per questo dico che ha mantenuto il suo stile, è una cosa positiva per questo, ma negativa perché comunque non so poi quanto questa cosa possa piacere agli altri, possa piacere in Inghilterra, ma in generale possa essere ritenuta figa, perché alla fine è uno stile di rap, di rappata molto lineare, molto basic per certi versi. Sarei molto più felice invece se a questo format partecipasse qualche rapper italiano che ha uno stile prettamente suo, e giusto per citarvi qualche nome per farvi un esempio di quello che sto dicendo, Nerissima Serpe, oppure qualcuno magari della Wave SLF, o ancora di più, vabbè, vi dico Ammon, ma già lì sfociamo più nell'underground. Però cosa intendo dire? Mi piacerebbe se qui andasse qualche italiano che fa proprio vedere il suo stile così com'è, e insomma secondo me sarebbe anche una cosa più figa anche per chi ci ascolta dall'estero, perché avrebbe l'opportunità di ascoltare una roba insomma diversa che non può ascoltare da qualche altra parte. Ora, qua mi direte ma è quello che ha fatto Lazza, e per carità, per certi versi è vero, perché Lazza ha mantenuto il suo stile, però è uno stile molto generico già di base. Cioè Lazza a me è un artista che per esempio non piace, proprio perché mi sembra di ascoltare tutti e nessuno, ecco perché ripeto, la sua prestazione non mi ha convinto. Rondo è andato nella prima puntata e cosa ha fatto? Ha ricopiato il flow della UK drill, ecco perché anche in
quel caso vorrei qualcuno che mantenesse uno stile suo e facesse sentire qualcosa di diverso, insomma, all'estero. Per esempio, un altro che mi incuriosirebbe, e non poco, è un Simbalarue. Anche lui ha un flow che riprende molto spunto dalla UK Drill, però diciamo che magari a differenza di un Rondo, secondo me lo sa fare molto più suo e anche a livello tecnico è molto più devastante, quindi un episodio anche con lui mi renderebbe un sacco curioso e contento. Per il resto ora limitiamoci a commentare questo episodio di Lazza e quindi riassumendo posso dire che per quanto riguarda il livello tecnico, i flow e in generale come tutto è rappato, se l'è cavata anche abbastanza bene, perché lui alla fine come rapper ce le ha le sue abilità, è generico, sì, no, quelle poi sono cose comunque un po' personali, anche se non troppo, però quello che intendo dire è che comunque sa rappare e ha rappato bene. Da questo punto di vista ha fatto una figura molto più bella di quella che magari ha fatto un Rondo da Sosa nel primo episodio. Dal punto di vista invece del portare qualcosa di nuovo o comunque di diverso da quello che possono portare tutti gli altri membri, che quindi rapper inglesi, rapper francesi che hanno portato a questo format, vi dico che abbiamo portato uno stile comunque di freestyle molto lineare, molto generico come dicevo prima. Poi questo è solo il mio pensiero, non so se avete seguito un po' tutto il ragionamento, anzi se volete anche dirmi a tal proposito cosa ne pensate, lasciate un commento qui sotto. Chiaramente ditemi anche cosa ne pensate di questo episodio di Lazza, se se l'è cavata meglio di Rondo secondo voi o qualsiasi altra insomma delucidazione, lasciatemela qui sotto. Se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione come al solito trovate tutti i miei social, tutte le mie playlist, mi raccomando seguite tutto altrimenti vi becco. Ancora buone feste e buon Natale a tutti voi, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slat.